what è a tutti ciurma e benvenuti da Jigrina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Probabilmente si tratterà dell'ultimo video sul primo episodio, perlomeno così mi ha detto qualcuno di voi. E che dire ragazzi, la volta scorsa purtroppo il vecchio proprietario del posto dove ci siamo fermati per comprare qualcosa da mangiare ci ha riconosciuti. E insomma quasi finisce male, perché il tipo si è sentito in diritto ragazzi di imprigionare Sean. Per fortuna Daniel era riuscita a darsela a gambe e quindi grazie a lui alla fin fine siamo riusciti a fuggire. Fortunatamente ragazzi il tizio che era all'interno del negozio con cui avevamo parlato ci ha aiutati a scappare, per cui andiamo a continuare. Daniel ha usato tra l'altro ragazzi di nuovo il suo potere inconsapevolmente a quanto pare, perché nemmeno lui sa cosa diavolo sia successo, quindi probabilmente piano piano scoprirà appunto di possedere questo potere e capirà come poterlo usare. Crazy. And I thought I was having a shitty day. I knew that guy was sketchy. Se l'è presa anche con te? Did he mess with you too? He started to earlier, but I bought too much stuff just to piss him off. Welcome to Redneck Land. This ain't Seattle no more. Sinceramente non lo so. Direi tutti quegli orsi inquietanti. All those creepy wooden bears should have been a red flag. Yeah, no kidding. You could call that place the Bear Witch Project. Yeah. We should have turned back straight away. Well, don't let it faze you, little dude. You're going to meet some amazing people on the road too. Tipo te. What's no, under the blanket? Il cane. Come on, I'm not ma stupid. Dai. Dan, ti avevo detto di no. Man. Daniel. What? We saved her. We're heroes. Non possiamo tenere un cane, dai. Are you kidding me? We can't keep a dog. But we couldn't leave her with those mean people. È ammirevole il tuo gesto. Don't give up, Daniel. He's on the ropes. Jeez, come on. We need a dog. Bet Dad would agree. Just stop. You win, but you better really take care of her. Deal. Ma come facciamo? Thanks, Sean. She's gonna be so quiet. And what should we name her? Hey, your dog, your choice. Oh, cool. Let's see. How about mushroom? Ma dai, davvero. She totally looks like a mushroom. Dai, diciamo di sì, dai, mi piace. Yeah, that's pretty cool. Not much of a girl's name though. Who cares? I'm sure she loves it. So do I. All right. Mushroom it is then. Ooh, yeah. Thanks, big brother. See, Mushroom? You got the best name ever now. Mushroom. Nice. I feel like I just witnessed history. You're on your way to becoming official road warriors, my dudes. Sarà un casino, c'è pure col cane. Per carità, io adoro i cani, ragazzi. Però in una situazione del genere, cos'è che fai? Più o meno già gliel'abbiamo chiesto. Per questo punto direi viaggiato molto. Sounds like you've been on the road for a long time. Long boring story short, I come from a family with money, but no soul. I took off after school and never looked back. Wow. Now I write stories for zines and websites, do podcasts, protest, try to make some positive change. Whatever. Wow. So you're like all political. Everything is political, Sean. Non ti senti mai solo. Man, that sounds cool.
don't you ever get kind of lonely? There's a big difference between alone and lonely. Yeah. And you probably meet a lot of people out here. That's right. The unseen side of America. Hey, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Yeah, you did watch out for us. Thank you. Seriously. Looks like your brother crashed hard. Oh, good. He always goes right to sleep in cars. Yeah, and feel free to do the same. I won't take it personally. What about you? You okay to drive? Oh, yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kind of mysterious. Probabilmente qui c'era un brano musicale, ragazzi, coperto da copyright. Per questo c'è il silenzio assoluto. Mi ripeto che mi dispiace molto aver fatto questa cosa, ragazzi, però cioè, se ogni volta poi magari mi bloccano il video è un grosso problema, per cui sarà finito così l'episodio? Non lo so, io penso che cioè gli daranno un finale un po' più d'impatto, no? 3 ore più tardi, ok, costa dell'Oregon del Nord. Almeno ha smesso di piovere. Ovviamente sta facendo la pipì, tanto gli uomini non hanno di questi problemi, possono farla dove vogliono. Man, look at that. Oregon is like the edge of the world. Figo. Hey, listen. I know what happened with you guys in Seattle. Do you want to talk about it? I'm a good listener. It's your call. No pressure. I don't even know what happened. It was so fast. Qual punto, ragazzi, è difficile perché c'è stata colpa mia, potrebbe starci perché comunque si è messo a litigare col tipo e ha alzato le mani eccetera, quindi la polizia ha reagito di conseguenza, direi, con il poliziotto. Abbiamo detto che probabilmente la sua è stata una reazione esagerata, però come il mio iscritto Sir Light ci ha tenuto ovviamente a farmi riflettere, negli Stati Uniti, ragazzi, la questione comportamento dei poliziotti è un pochettino diversa rispetto per esempio all'Italia, quindi magari i poliziotti lì si sentono molto in diritto di tirare fuori la pistola tranquillamente per qualsiasi questione e quindi non so, io a sto punto direi è stata tutta colpa mia, ragazzi. It was all my fault. Daniel wanted to play slow on me and of course I told him to get lost and her asshole neighbor was picking on him and I freaked out, so dad came out to help, somebody called the cops and they killed my dad in front of me. It's all my fucking fault. All I had to do was play with Daniel, and dad would still be alive. I fucked up my whole family, and now we're alone. Hey, it's gonna be all right. Take a deep breath.
Listen, it's not your fault. You don't have control over all this stuff. You can't blame yourself for everything that happens in this world. You're gonna be okay, Sean. Come. How? Wish I could go back to my town. Even if it was boring like that one. At least I've had friends, family, a home. I used to bitch about it so much. Now I've got nothing. What is sure is, that's the past. But you can't look back now. You've got each other. And you have to move forward. Why? You may not see it, but what you and your brother have is the most important thing. He needs you. And you need him. I can tell he doesn't know what happened. Sean, at some point, you're gonna have to tell him. No, so. I know. I just have to find the right time. Take it from me. The sooner you can address it, the better. Yeah. I'm gonna do it next chance I get. It's just, it's not gonna be easy. So then, what's your plan? Where are you going? Bella domanda. Good question. I was thinking, get out of the country, fuck it, go down to Mexico, you know? Damn, I thought I was the long-haul traveler. Tornare indietro, ragazzi, a questo punto delle cose non si può, quindi dobbiamo andare avanti. Maybe this is crazy, but should we just keep going till we get to Mexico? If you think that's the right thing to do, yes. This is exactly what you're supposed to be doing. You have family there? Maybe. We don't even have family in the US, except for grandparents we don't see anymore. What about your mom? No, no way. She's out of the picture. But Dad, he always talked about this plot of land he owns in this little coast town, Puerto Lobos. That's a pretty cool name. So it's gotta be great. Quindi la madre okay. Non è morta. So you've still got a long ways to go. We've shot the shit long enough. Time to hit the road. Raga, fermi tutti, non mi dite niente perché so che durante il gameplay non me ne sono accorta, ma me ne sono accorta soltanto adesso che sto editando il video, che su quel cartello c'è scritto Welcome to Arcadia Bay. L'ho notato soltanto adesso. O magari l'ha voluta mettere, l'ha voluto dire in quel modo per dire è morta. I'll drop you by a motel in a couple of hours. You guys could use some time to yourselves. Beh, sto tipo comunque è stato una manna dal cielo, ragazzi, è stato di una gentilezza più unica che rara. Non è uno che si fa divorare dai pregiudizi, anzi, sapeva cos'era successo a Seattle e nonostante questo non ci ha detto assolutamente nulla, non ha voluto sapere effettivamente nel dettaglio se fosse vero, insomma, eccetera, tutto quello che aveva letto sul giornale probabilmente. Quindi cioè è stato di una gentilezza disarmante davvero. Mamma mia, mezz'ora. Okay, mushroom, you can chase me. Then, Sean. No. Come, see if you can catch me. Ow!
Sarà così difficile, ragazzi. Glad to see him act like a kid again. How will I tell him? Too bad sandcastles never last. We're so lucky Brody helped us. Già. If it wasn't for him, we... Boh, chissà che sarebbe successo. Ok ragazzi, ci sono rimasti 21 dollari. Vabbè. Possiamo... Ah, c'è un bastoncino qua. Giochiamo con la cagnolina? Con funghetto. Hey! Let's play fetch with the pup. Really? Yes! Let me do a test throw first. Cool? Well, okay. But I'm next. Okay, puppy. Go wide. Allora, R per mirare, RT per lanciare. Come on, Mushroom! Get it! Go, Mushroom! Minchia, è andato così in fondo, l'ho tirato qua. Ah, ok, eccola che arriva. Amore, già imparato a riportare il bastoncino. Good doggy. Che I think we need a frisbee. Now she wants me to throw the stick. No, dallo a Daniel, dai. Ok, here. Watch how fast she'll get the stick. You go for it. Just don't throw it too far. I won't. I swear. I mean, I promise. Come on, Mushroom. Come on. Look, it's a stick. Fetch. Hey. Come on, Mushroom. Get that stick. Looks like these two are getting along. It's good to see him like that. Well, I got you that room. Seriously? It's only a room. No big deal. Look, I had tough times when I started out. And some strangers saved my life. Thank you. Now's my turn to help someone. It's right there, room 10. On the second floor. Grazie. Listen. I don't want to freak you out, okay? But you have to be twice as careful now. I know it's easier said than done, but you should get rid of that phone. Veramente? Really? You can always get a burner later. Trust me. Okay. And Sean, talk to Daniel. He deserves Brody, to... You're not leaving, are you? Yes, I am, but... Not until Santa Brody gives you a goodbye gift. Ta-da! I mean, ho, ho, ho. And don't you dare argue about it. I'll leave it right here if you do. Okay, you win. Thanks, Brody. Grazie. Feels good. Here, looks like it's yours now. As always. Hold on. I didn't forget you. I've had it since my first road trip. And it's always kept me safe. Now it's yours. Cool. Do you think it's okay if she wears it? Like, our official guard dog? Sure. It's your bandana now. Okay. Time for me to hit the road again. Hey, don't look so sad. You can contact me on my blog, A Tribe Called West. So, you better keep me posted when you can, okay? We will. Thanks again, Brody. Ah, bro hug. Wish you could stay with us. Me too, kid. Sorry, I'll probably think of a better goodbye when I'm on the road, but until then, take care, my dudes. I'm gonna miss him. Me too. Okay. Time to hit the sack. Cioè, è stato così gentile. Veramente, ragazzi. Don't worry, Mushroom.
I got you. Quando qualcuno fa del bene, sapete, incondizionatamente. Cosa c'è qui? Ricordo di Brody. Quella è di Brody, deve essersela dimenticata quando mi ha dato lo zaino. Ci ha lasciato questa lettera nello zaino. Sean, sono molto più bravo a scrivere che a parlare ed è per questo che ti sto scrivendo questa lettera mentre tu e Daniel dormite in macchina. Mi dispiace non potervi portare più avanti di così, ma purtroppo ho degli impegni. Anche se non è perfetta, la famiglia è sempre la famiglia. Quando ci siamo incontrati stavo andando nello Utah, dove mia madre sta perdendo la sua lotta contro il cancro e io devo essere accanto a lei. Troverei dei soldi nello zaino e tutto quello che mi rimane, ma voi ne avete più bisogno di me. Hai un bello obiettivo e devi seguire il tuo istinto, ma ti prego, fai attenzione e proteggi sempre e comunque tuo fratello. Vedrai che quando gli dirai la verità su quello che è successo a Seattle, ti renderai conto che condividere il dolore vi renderà più forti. Quando arrivate in Messico, cercate di non attirare l'attenzione finché incontrerete persone di cui vi potete davvero fidare. In ogni caso, penso che sarete più al sicuro là che qua. Un poliziotto morto di questi giorni non è un buon punto di partenza per negoziare. Mi piacerebbe avervi incontrati in circostanze migliori, ma sono felice di avervi potuto aiutare in qualche modo. Abbiate cura di voi. Brody, PS, scrivimi quando siete al sicuro. A Tribe Called West, sono sempre online quando non sto guidando. Era da un bel po' che non scrivevo a mano. Spero che tu riesca a decifrare la mia scrittura. Sono senza parole, ragazzi. Okay, good. Looks like the manager's asleep for the night. Shouldn't have any trouble from them. Andiamo a trovare la nostra stanza. Netflix? Ah? Or a jacuzzi? Ma non credo proprio. This is some hotel, not an Airbnb. If we're lucky, it'll have cable and a hot shower. Credo che dovremmo salire, no? Ma qui c'è pure una macchinetta per mangiare qualcosa che adesso non ci fanno utilizzare, per cui questa qua è la nostra stanza, ragazzi. Check it out. It even has a bathtub. Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. And there's a balcony. Whoa, this is nice. And warm. This bed is soft. What about this one? Not bad. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Sì. Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, there's no way you can beat me, but... Ready? I am so ready to beat you. Forbice. Oh, aww. Ho vinto. Shoot. Ma dai, I non told era you, mia man. Intenzione. Can we play another round? Come on. Dai, okay. Sure, I mean... You're gonna lose again, but suit yourself. Not this time. Dai, allora carta. Minchia! Come on. Not fair. You lost, man. What's not fair? I wanted that bed. Lasciali il letto, dai. Take it. For real? I don't really care. Awesome. They're the same, you know? Yeah, but I like this one better. All right, I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pit Pen. I wouldn't be so sure, cave boy. I'll call you when it's ready. I'll be right here. Of course you will. Okay. Oh, cool. Hot Dog Man is on. Oh, I remember this episode. Vedere un pochettino. Allora, lo zaino nuovo, beh, abbiamo visto cosa c'è, la lettera. Thanks for everything, Brody. Nella lettera di Brody. I'll be extra careful. Il telefono è in carica, anche se Brody ci ha consigliato di buttarlo yeah. via, ragazzi. Don't think we'll be coming back this way. Nell'armadio cosa c'è? Non ci sarà niente, ovviamente. C'è un ferro da stiro, addirittura una cravatta e un biglietto. A cheap souvenir for a cheap trip. Certo, certo. Makes sense. Ok, c'è una paletta anche per pulire, perfetto.
Vai fuori, ragazzi, per ora direi di no. I volantini poco mi interessano. Niente, direi che per adesso la cosa importante è andare a preparare il Let's put this in the bagno. bathroom for Per Prince cui Daniel. prendiamo gli asciugamani e prepariamo il bagno caldo. Allora, rubinetto. Fill her up. Perfetto, almeno si possono fare un bagno, ragazzi. Yuck, Sean. It's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. Oh, sa cos'è? Vabbè, aggiungi il sapone, va. Daniel will love this. Ok. Perfetto. This episode is awesome. You should sit Va down and watch bene, it with me. tanto che si Man, riempie. this hot water is going to feel so good. Perfetto, articoli da bagno, direi di darci una lavata qua. Damn, that fucking redneck hit me hard. Turn the other cheek, they said. Ok, wow, quanta schiuma. Direi che è arrivato il momento di fargli fare un bel bagno, ragazzi. Ehi, Dan. Hey Daniel, bath's ready. What? Already? Sì. Can I finish this episode first? No, No. man. You smell so bad. There's no time to lose. Ma no, il cane no. Hey, you smell too. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Ma il cane And no. no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. Speriamo You should throw mantenga my la phone away parola. While Daniel is washing. Già. He'd freak out if he saw me. Okay. Time to say goodbye to modern life. Sì, ma dove vuoi buttarlo? Aspetta. Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Già. Dice che la polizia continua a farle domande e lei non sa cosa rispondere. Poi ha detto per favore chiamami adesso. Ragazzi, le chiamate vengono, cioè, registrate, perlomeno gli orari, sapete, della chiamata, eccetera. Potrebbe incasinare anche lei, quindi direi che non la chiameremo. No. È un casino, lo so, però. Non c'è altro da fare. Wait. Ok. And action. Daniel, get your butt in here right now. What? What did I do? You forgot to open this present. What is this? Socks? Underwear? That's it? Yeah, pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Not funny. Yeah, it is. Dude, check out your face. Avresti fatto meglio a buttarlo direttamente in mare a sto punto. Bene. Questo è fatto Ok. Don't think about it. Just Oddio. tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! È arrivato il momento di parlargli, ragazzi. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel,
Come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Bene. Prendiamo questa bibita e poi ne parliamo. Oddio, che scena. Daniel. God! Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Oh, why? È stato un incidente! It was an accident! A cop fucked up and shot him! That's it! No! No! It's not true! I'm so sorry! Why did you lie to me? Volevo proteggerti. I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? I hate you! Not my brother! Non dire così, dai. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. I want Dad. Me too. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. Promesso. I promise I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Merda, ce l'ho dovuto scoprire dalla TV. Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Her dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time,
Wolf brothers. Living in their home lair with their Papa Wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the Great Big Wolf. Credo proprio che anche questo Life is Strange sarà capace di soddisfare tutte le aspettative che appunto ho riposto in questo gioco. La cosa interessante, come diceva qualcuno di voi nei commenti, è che in questo caso, ragazzi, il superpotere non è controllato da noi. Quindi questa cosa è molto interessante. A parte che appunto i protagonisti sono sempre insieme, quindi ne abbiamo due questa volta, non più uno. E appunto interessante che non sia il personaggio che controlliamo ad avere il superpotere. Superpotere del quale tra l'altro non sappiamo praticamente ancora niente, mentre nel primo Life is Strange sapevamo già dai primi minuti di gioco più o meno che potere avesse Max e come utilizzarlo. In questo caso no, e questa cosa direi che mi piace. In più, ragazzi, come avevo detto durante una reaction o uno dei trailer, credo, mi intrigava moltissimo il fatto che appunto i due protagonisti, a parte che fossero comunque piccoli, quindi la cosa li rende ancora un po' più indifesi effettivamente, ma mi intrigava che appunto fossero fratelli, ragazzi, perché ovviamente questo fa sì che il rapporto che si crea fra i due protagonisti e il rapporto che si crea fra il giocatore e i protagonisti sia ancora più profondo, perché ovviamente il legame, ragazzi, che c'è fra di loro è comunque un legame di sangue, e quindi si sa che di solito i legami che si hanno con i fratelli e le sorelle sono molto più profondi, probabilmente, non sempre, però direi che di base, ragazzi, possono essere più profondi di quelli che si hanno con amici. Quindi in questo caso Sean si sente ancora di più responsabile di Daniel, perché comunque Daniel è anche piccolo, ragazzi, quindi credo che il senso di protezione che inconsciamente poi prova anche il giocatore, perché io perlomeno l'ho provato, sia ancora maggiore, per cui è nostro fratello, ragazzi, ed è anche piccolo, quindi di conseguenza ci sentiamo ancora più responsabili nei suoi confronti. Sean si sente responsabile, di conseguenza si sente responsabile anche il
videogiocato a ragazzi, perlomeno questo è quello che ho provato io. Per cui è stato bellissimo comunque il personaggio di Brody, ragazzi, l'ho apprezzato veramente tantissimo, si capisce dalla commozione che ho provato quando ho letto la sua lettera. E quindi sì, questo primo episodio ha avuto diversi elementi che sono stati capaci di farmi commuovere e di coinvolgermi più che altro nella storia. Quindi nella storia ci sono entrata alla grandissima, ragazzi, sto empatizzando sempre di più con i nostri protagonisti e quindi direi che questo gioco, già col primo episodio, ci sta riuscendo, ragazzi, sta riuscendo a soddisfare le mie aspettative. Io aspetto veramente con tanta impazienza il prossimo episodio. C'è la possibilità di scorrere veloce i titoli di coda. Io sono curiosa di vedere se dopo i titoli di coda ci sia qualcosa. Ok, dovremmo, sì, siamo alla fine. Oh, è stato dedicato a un collega e amico. Ah, ok, ragazzi, ci fanno vedere quali scelte abbiamo fatto e in quanta percentuale anche gli altri giocatori. Allora, io ho il 34. Abbiamo dato il Choco Crisp a papà. Dopodiché io e l'80 abbiamo detto la verità. Io e l'89 abbiamo abbracciato papà. Io e il 72 non abbiamo preso dei soldi dal barattolo. Io e il 76, ragazzi, abbiamo affrontato Brett. Io e il 57 abbiamo deciso di rubare nel parcheggio. Io e il 49 non abbiamo elemosinato cibo. Io e il 67 non abbiamo rubato niente dalla stazione di servizio. Io e il 41 abbiamo deciso di scappare via, mentre la maggioranza, ragazzi, ha deciso di rubare l'attrezzatura da campeggio e colpire Hank. Io e il 37 non abbiamo richiamato Laila. Pensavo che la gente tenesse in considerazione il fatto che magari, appunto, poi uno è rintracciabile, magari più o meno così, non so. Invece hanno deciso di richiamarla. Io e il 92 abbiamo promesso a Daniel che non gli diremo mai più una bugia. Daniel ha imparato a leggere i segnali sull'alberi al 98%, Daniel non è caduto nella foresta al 74%, per fortuna. Daniel ha costruito un fortino nella foresta, Daniel non ha partecipato alla gara a chi trova più legna, Daniel non ha imparato a giocare al rimbalzello, ok. Daniel non si è arrabbiato, perfetto, nella foresta. Daniel ha dormito bene. Ah, ragazzi, guardate, per alcuni Daniel è stato male per aver mangiato le bacche. Per fortuna i nostri personaggi non sono stati male, ragazzi. Daniel non ha dovuto elemosinare, Daniel non ha distratto Doris, Daniel non ha mangiato abbastanza, Daniel non ha avuto un giocattolo di Power Beer nella maggioranza e Daniel non ha rubato niente da Brody. Nella maggior parte dei casi, ragazzi, ha rubato qualcosa da Brody. Per fortuna il mio non ha rubato niente da Brody, perché sennò gliele davo di santa ragione. All right. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it. L'anticipazione del prossimo episodio, immagino. Quindi probabilmente incominceranno ad allenare, tra virgolette, il potere di Daniel. La data dell'episodio 2, ragazzi, qui non la mette. Non so se è stata già comunicata in qualche modo, io purtroppo non la so. Che dire, quindi, questo video, questo primo episodio su Life is Strange 2 terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. Un budascio a tutti, ragazzi. Ciao! Ovviamente fatemi sapere in commento, ragazzi, a voi che ve ne è sembrato di questo primo episodio. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!